La cultura brevettuale è la conoscenza degli strumenti di tutela dell'innovazione per proteggere e favorire la crescita economica di un paese, garantendo alle imprese un vantaggio competitivo sui mercati territoriali ed esteri. La Camera di Commercio dal 2007 ha pensato di investire in questa materia e pertanto ha stipulato una convenzione con le associazioni di categoria e con i consulenti in proprietà industriale, nonché gli avvocati esperti in diritto industriale. Un brevetto è essenzialmente un diritto di esclusiva che conferisce al titolare di un'invenzione il diritto di vietare ad altri di fare la stessa cosa oppure di commercializzarla o di rappresentarla in qualunque modo. C'è però un altro aspetto molto importante della proprietà industriale ed è quello relativo alla protezione del design, ossia la protezione dell'aspetto degli oggetti. A differenza di quello che comunemente si pensa del sistema giudiziario italiano, le norme a tutela dei brevetti, dei marchi e del design sono mutuate direttamente da direttive europee e sono estremamente efficaci. I marchi hanno una validità esclusivamente territoriale, quindi se io registro un marchio in Italia sono tutelato in Italia e non all'estero, quindi bisogna pensare in anticipo a dove si vuole andare a vendere, a quali sono le prospettive imprenditoriali e tutelarsi adeguatamente con le registrazioni, perché è inutile poi dire no, non c'è nessuna tutela, non è assolutamente vero, la tutela c'è, ci sono tantissime modalità per tutelarsi, il problema è che se non ci si protegge prima con delle registrazioni, poi non c'è modo di tutelarsi adeguatamente. Nel contesto attuale la proprietà industriale rappresenta senza dubbio una risorsa strategica di grande importanza per le imprese di ogni dimensione, perché è lo strumento con il quale si possono proteggere e valorizzare i risultati della ricerca e degli investimenti che l'impresa dedica all'innovazione, e non solo sul piano dell'innovazione tecnica che si protegge con i brevetti per invenzione e per modello di utilità, ma anche con riferimento agli sforzi di differenziazione dell'offerta. Ogni lunedì pomeriggio vengono organizzati degli orientamenti in materia di appunto cultura brevettuale e dove appunto gli imprenditori possono fare le loro domande e nel caso intendano procedere anche con i depositi possono usufruire di tariffe agevolate per poter appunto tutelare i propri diritti. Sia la Regione Toscana sia il Ministero dello Sviluppo Economico mettono a loro disposizione una serie di incentivi per la tutela della proprietà intellettuale, quindi le imprese che vogliono avviare questo percorso e vogliono avere maggiori informazioni su questi strumenti possono rivolgersi alla Camera di Commercio di Firenze, a Metropoli, la sua azienda speciale, per sapere come fare.